Ma lo vendono a Maradona, lo vendono, madonna mia, non so che loro manette vendilo, però non so un sacco di loro hanno detto non vendono, che devo fare? Che devo fare? Non posso, non posso, non posso farlo. Sì, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo con un episodio importantissimo, quindi ragazzi cominciate a lasciare 10.000 mi piace se volete un altro episodio del Compra il Primo Giocatore. Siamo, se non sbaglio, al sesto episodio di questo Compra il Primo Giocatore, quindi ragazzi vi raccomando lasciate un bel like. Vi dico già che ragazzi ho deciso di vendere Diego Armando Maradona. Ragazzi, allora vi faccio un bel discorso su questo Diego Armando Maradona. Allora, è un giocatore, ragazzi, mo voi vi domanderete: ma come hanno fatto scarso Maradona in Coppa FIFA? Ma perché l'hai venduto? Ragazzi, vi rispondo semplicemente: l'hanno fatto scarso su FIFA. Questa versione 95 veramente, veramente non mi è piaciuta. A parte che questo giocatore è basso. Partiamo dal presupposto che è basso. Alcuni giocatori bassi sono anche forti, però proprio questo Maradona di fisico, appena acchiappa, che ne so, acchiappa un Ramos Todi, acchiappa un Boateng, Boateng If, un Blanc, viene subito fermato, ragazzi. Viene subito fermato anche se faceva degli ottimi assist. Ho deciso di venderlo perché comunque 2.300.000 crediti mi andavano comodo. Se ho fatto questa cosa significa che veramente la volevo fare. Quindi ragazzi è stata una decisione che abbiamo fatto tutti quanti. Alcuni mi hanno detto di non venderlo, però io alla fine ho deciso di venderlo. Quindi ragazzi, allora vi dico un'altra novità che possiamo inserire all'interno di questa serie. Allora, mi raccomando, consigliatemi qua sotto nei commenti. Al posto di scegliere un giocatore sopra i 50.000 con la tazza là, no? Facciamo una cosa, mettiamo campionato e ci mettiamo icone. La prima icona che uscirà la metteremo all'interno della squadra. Ovviamente mi dovete consigliare qua sotto nei commenti se farla. Per questo episodio non lo facciamo. Mi raccomando, consigliatemi qua sotto nei commenti perché comunque ho 6 milioni, quindi possiamo farla tranquillamente sta cosa. Facciamo una prova, vediamo chi ci esce. Ecco, vedete, ci esce Hernandez. Ci possono uscire tutte le icone, ci può pure riuscire Maradona. Quindi ragazzi, adesso oggi andremo a fare la Bundesliga, la nostra cara Bundesliga. Non sforna molti fenomeni, però comunque dei giocatori buoni ci stanno. Quindi ragazzi, io direi di non perderci in chiacchiere. Il modulo è sempre 4-2-1. Mettiamo sempre oro e ci mettiamo subito col portiere. Ragazzi, anzi facciamo una cosa. Guardate, poi esce la posizione e quella sarà sopra i 50.000. Ecco, terzino destro sopra i 50.000, ragazzi. Terzino destro sopra i 50.000. Cerchiamolo subito, vediamo chi ci può uscire. Kimmich del Bayern Monaco, 84 di valutazione. Ottimo così. Ok ragazzi, ecco il nostro Kimmich. Lo compriamo a 63.000 crediti. Però veramente questo è un giocatore, secondo me, fortissimo. Gli piace molto anche a Harry Lazza. Quindi ragazzi andiamo a fare il compra il primo giocatore effettivo. Quindi mettiamo portiere, Bundesliga, oro, così. E andiamo dentro con il compra il primo giocatore, ecco. Cominciamo con Mister Leno. Non mi lamento di Misteriano, 85 di valutazione. Buono così ragazzi, dai. Poi ci mettiamo difensore centrale e vediamo subito il primo che ci esce. Socrates 86 del Borussia Dortmund. Oh, fino ad ora sta una valutazione abbastanza alta. Buono così ragazzi. Ok ragazzi, andiamo dentro con un altro difensore centrale della Bundesliga. Vediamo un po' chi ci esce. Attenzione ragazzi, Naldo 86, ma che squadra sta uscendo? Ma che squadra sta uscendo, ragazzi? Oh my god. Oh my god. Ok, ragazzi, compriamo questo Naldo qua, 74.000 crediti. Se non sbaglio era l'86, sì, giusto, era l'86. Quindi adesso andiamo dentro con il terzino sinistro della Bundesliga e vediamo un po', dai. Mettiamo tutto. Aspetta, oro, vai. Speriamo bene. Attenzione, Alaba! David Alaba! E che già ce l'ho nel club, già ce l'ho nel club. Buonissimo così, ragazzi. David Alaba. Adesso andiamo con il primo dei tre centrocampisti. Quindi andiamo dentro con il primo centrocampista e vediamo un po'. Goretzka dello Schalke 04. Buono così, dai. Ok, andiamo dentro con un altro centrocampista. Vai, Cicci centrale, forza, forza, forza. Lazza, Eri Lazza. E vabbè, dai, Lazza, va bene, ok. Ritorniamo indietro. Ok, Lazza, ci manca l'ultimo centrocampista. Forza ragazzi, ultimo centrocampista. Vai così, speriamo di trovarne uno buono adesso. Castro e Lazza.
Ok ragazzi, adesso andiamo con i ruoli più importanti, ovvero l'ATD, l'ATS e l'attaccante. Cominciamo dall'ATD e speriamo bene. Incrociamo le dita. Hazard, tarocco. Hazard, tarocco ragazzi. Hazard, tarocco. Il fratello abbiamo trovato. Vabbè, andiamo dentro con l'ATS, speriamo bene, almeno l'ATS, per favore. ATS, ok, ok, Kingsley Coman, Kingsley Coman. Ok, adesso si ragiona. Andiamo con il ruolo più importante, ovvero l'attaccante. Andiamo dentro con lui. Werner, wow, ci vedeva Schiff. Che cavolo, Schiff, Gist. Vabbè ragazzi, ci sono delle parti da migliorare, assolutamente. Ci sono delle parti da migliorare. Adesso andiamo a vedere la squadra com'è organizzata. Vediamo un po'. Allora ragazzi, questa è la squadra. Io cercherei, nel caso in cui dovessimo vincere la prima, di migliorare il centrocampo. Assolutamente dobbiamo migliorare il centrocampo, almeno uno. E poi magari migliorare con l'ATD. Vabbè, andiamo dentro con la prima partita. Quindi ragazzi, speriamo bene, così possiamo migliorare la squadra. Dai, dai, dai. Ovviamente ci mancano 10 punti per arrivare in divisione 5. Nel caso in cui dovessi fare 9 punti, ragazzi, me la faccio da solo. E vediamo come va, insomma. Forza ragazzi, attenzione, troviamo SSC Feli. No ragazzi, mi sono dimenticato, ma c'è la Luta là davanti, oh my god. Comincia e comincia, dai, attenzione a quello davanti, Werner, vai, 1-2, Werner ancora. Werner, dentro per Coman, ancora Werner, posizione regolare Werner, 1-0, 1-0, al secondo minuto. Vamos! Kimmich la mette al centro per Werner. Attenzione, Alaba, rete, rete, Alaba, 4 minuti, 2 gol ragazzi. Alziamo un po' il volume del gioco e andiamo dentro con il gol, ecco. Werner, Werner, 3-0, oh my god, mamma mia ragazzi. Vai Coman, chiedono 1-2, vai Coman subito, vai Coman, 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 Coman. Coman la mette al centro, Szczęsny, Lazza, Lazza, Lazza. Hazard dentro per Coman, Coman la può mettere al centro per Werner, Werner, 5-0, dai, quitta, frate, metto pausa. Ok, quitta l'avversario ragazzi, serviva la mia pausa per farlo quittare, ottimo così, dai, ottimo così. E sì, dai, andiamo dentro con un'altra partita. Andiamo dentro con la divisione 5, ragazzi. Vamos. Dobbiamo fare come il primo giocatore adesso. E ci miglioriamo, mi sa, il centrocampista centrale. Ovvero, io toglierei Castro. Toglierei Castro perché Lazzari, Lazza è un simbolo. Quindi, dai, ragazzi, allora vediamo. CC. Vediamo un po', ragazzi, chi ci esce. 1, 2 e 3. Speriamo bene. Tolisso. Tolisso, one to watch. Tolisso one to watch ragazzi, buono così, dai, Tolisso one to watch ci può stare tranquillamente, vai. Ok ragazzi, compriamo questo Tolisso a 120.000 crediti, no, ce lo sfumo, ok, 120.000 crediti comunque per Tolisso, buono così, dai ragazzi. Andiamo a giocarci questa seconda partita e dai, casomai miglioriamo l'attaccante, che dite, ma vediamo, dai, intanto andiamo a giocare. Forza ragazzi, vediamo un po' chi ci mette davanti, ok, na... Squadra stranissima, senza intesa, e quindi dobbiamo vincere. Dai, si comincia, avanti ragazzi. Hazard dentro per Werner, posizione regolare, ancora Werner, Timo, Werner, 1-0, terzo minuto, sì. Attenzione che è da solo, Rooney, oddio. Da Werner, chiedono 1-2, a Coman, ancora Werner, no! Mette al centro Coman. No, attenzione. Mamma mia. Oddio. Fred. Ma ha segnato Fred, dai. 1-1 al 45esimo. Goretzka dentro per Werner. No, Werner. Perché? Ho sbagliato io qua, mi sa, però. Vai ancora Werner. Dentro. Col destro. Maronna Hazard, Torgan si chiama tipo, mamma mia. Boom, Kimmich. Guardate Kimmich ragazzi, cosa combina ancora Kimmich. Chiedono 1-2, vai Kimmich. Ancora dentro per Werner. Ancora, vai Hazard dentro, Werner. Palo. Werner, vai dentro Coman. Dai Coman, ti prego, corri ragazzo. Lazza dentro per Werner. Al 90esimo.
No! Pareggio, vabbè, ci sta ragazzi il pareggio. E in questo caso non posso fare più il compro al primo giocatore. Va bene così ragazzi, però comunque siamo a 13 punti. Quindi se vinciamo la prossima partita siamo ufficialmente in divisione 5. Quindi nel prossimo episodio vedrete direttamente divisione 5. Ok, una vittoria basta. Forza ragazzi, io ci credo. Ok ragazzi, contro il Boca Juniors, una Liga Santander con Marziale lì. Vai Goretzka, forza dai. Coman, vai, guardate quanto è veloce Coman. Coman, potevi fare un gol così prima, Kingsley Coman, 1-0. Goretzka ancora dentro per Coman. Coman, no, palo. Kimmich, vai. 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 Lazza! Quanto è forte Lazza! 2-0! Quanto è forte Lazza, ragazzi! Oh, rigore! Ma come si è buttato bello? Cioè, si è subito buttato a terra e poi si è subito rialzato. Cioè, ma va bene. Da col puntatore Kimmich. Kimmich ha parata! Vai, Werner! Non ci credo! Lazza, vai Lazza, Lazza! 3-0! Quitta, dai, bravo! Mamma mia, ragazzi, mamma mia! Che giocatore! Grazie, Enrico! L'abbiamo vinta, ragazzi, mamma mia! Che partita, ragazzi, veramente una bella partita! Siamo riusciti a vincerla, veramente un'ottima squadra questa Bundesliga. E quindi andiamo dentro con i 16 punti, ecco. Quindi ragazzi, anche oggi episodio grandioso. Siamo riusciti ad arrivare in divisione 5. Mi raccomando, consigliatemi qua sotto nei commenti che liga fare nel prossimo episodio. E ditemi se devo fare quella cosa con le Icon, sempre con il primo giocatore, con le Icon. Quindi ragazzi, mi raccomando, primo link in descrizione, tutti i gadget Fuse Gamer, mi raccomando, quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi!